purtroppo sfumare per la giornata del triangolare di atletica leggera Italia-Germania e Polonia. Ci colleghiamo in uno dei momenti più interessanti di questa seconda conclusiva giornata con la disputa della gara 200 metri dove è protagonista ancora una volta Pietro Mennea, che già ieri si è espresso secondo le sue consuetudini vincendo i 100 metri in 10.30 e portando alla vittoria la staffetta 4%, che ha stabilito un tempo di grande rilievo e la migliore prestazione mondiale stagionale, con un risultato che è stato frutto dell'intesa di Tilli, Simonato, Caravani e Mennea. Ma andiamo subito ai 200 metri. Mennea è in quinta corsia, in seconda c'è Simonato, in terza Luxemburg, Germania federale, poi c'è Linerski, Polonia, in quarta, in sesta c'è Kirlenbach, c'è una falsa partenza, e in settima corsia Pradinsky. Al termine della prima giornata il punteggio era Germania-Italia 61-55, Italia-Polonia 63-48 e Germania-Polonia 68-46. Già si è conclusa però una gara, la finale del lancio del martello, che ha modificato sostanzialmente questo equilibrio a favore nostro, dobbiamo dire, perché la gara del martello è stata vinta dal polacco Knaski, ma Urlando, Giampaolo Urlando, capitano degli azzurri, è giunto secondo, si è piazzato quindi davanti ai due tedeschi e ha guadagnato altri punti, sicché dopo la prima gara, all'inizio della seconda giornata, il punteggio è Germania 63, Italia 62, vale a dire con un ritardo di un solo punto nei confronti dei tedeschi, che nella storia dei confronti Italia-Germania hanno sempre avuto la meglio nei confronti degli azzurri. Vi diciamo che questo ritardo di un punto potrà essere presto annullato, così si spera perlomeno, alla luce della prestazione di Pietro Mennea, che si cimenta sui 200 metri, esordisce in questa gara, in questa distanza, dove primatista del mondo, dobbiamo ricordarlo, con 19.72, risultato ottenuto a Messico nel 79. Ripetiamo, Pietro Mennea è in quinta corsia. La giornata è molto torrida, ma non dovrebbe ostacolare eccessivamente il concorrente. Ecco, vediamo Pietro Mennea in terza posizione sulla sinistra del teleschermo, che già guadagna terreno nei confronti di Luxemburg, e Simonato si presenta già al comando sulla dirittura d'arrivo, nettamente primo. Rinviene molto bene Mennea ed è Simonato in seconda posizione, ed è Mennea che vince, stravince con il tempo di 20 e 30 il risultato di Mennea, e buona anche la prestazione di Simonato, una doppietta azzurra in questa gara dei 200 metri che vede ancora protagonista Mennea, che ha ritrovato lo slancio, il vigore e la grande classe dei tempi migliori già l'anno scorso nel finale della stagione, che lo aveva visto ritornare in gara dopo una lunga assenza, aveva dato l'avvio ad un recupero prodigioso, un recupero che si sta pienamente attuando. Ripetiamo la vittoria di Mennea con il tempo di 20.30, che è uno dei migliori risultati in assoluto stagionali, e la vittoria di Mennea è stata confortata anche dal secondo posto di Simonato. Ora non sappiamo se sarà, ecco, rivediamo il replay con un Mennea che ha portato a termine una gara esemplare, lo vediamo concludere correttamente in piena fase di spinta. È una doppietta, vedete il margine altissimo di vantaggio, vedete il secondo posto di Simonato, poi vedete che il polacco Pradinsky giunge terzo davanti a Zirlenbach della Germania federale, che è quarto, e quindi ecco il vento contrario di 1 e 2. Naturalmente il vento contrario sui 200 metri significa che nella fase di partenza era